Ciao a tutti, ciao, spero tutto quanto bene. Oggi un po' facciamo un videotto parlando di che succede. Allora, stavo un attimo valutando la situazione per Supercoppa. Supercoppa che ci troviamo davanti ad avere un reduce ritrovato. In più si parla di avere un tier in ballottaggio con Kalulu. Guardando appunto la situazione Kalulu e le sue distrazioni cosmiche che attualmente lo pervadono, direi che forse la soluzione migliore appunto è un po' un Kier può fare la differenza in questo momento molto probabilmente. Sono tentato di rimanere un po' così, cioè non lo so, diciamo un Kier che fuori da tutto questo tempo farlo rientrare titolare contro l'Inter in Supercoppa a Riyadh, non lo so. Cioè, oddio, tra i due non so chi è peggio, se posso dire la verità non so chi è peggio, e questo è il problema. In questo però sono molto, non lo so, io ho una sensazione un po' particolare su questa partita. È veramente un punto di sbocco, è un bivio, cioè un bivio, perché abbiamo giocato con una superficialità, diciamo, molto concreta, cioè abbiamo giocato superficiali, giochiamo la verità, abbiamo giocato molto superficialmente nelle ultime partite. Adesso tutto questo potrebbe essere che la superficialità è arrivata dalla pressione della Supercoppa, potrebbe essere questo. Scusate, sto seguendo un po' di replay della Serie A di questa settimana. Il conto, se a questo punto è questo, cioè se arrivassimo alla Supercoppa e risultassimo come vincitori, io avrei veramente molto meno rammarico, un po' rammarico, diciamo, minore confronto a quello che ho attualmente, perché il mio rammarico in questo momento è grande. È grande perché abbiamo comunque perso molti punti di campionato. Se però questo fosse per un motivo principale per il quale i ragazzi erano concentrati per giocare la Supercoppa, lo potrei capire. Però mi rimarco molto le parole di Sacchi. Sacchi dice: io penso che De Ketelaere sia intimidito ogni volta che entra in campo. Allora, se questo è una visione di un allenatore che ha giocato 3 anni, che ha allenato il Milan per 3 anni e ha fatto la storia del calcio, io un po' comincio a dubitare. Posso essere onesto, comincio un po' a dubitarne, perché non è normale che un allenatore di quel calibro come Sacchi faccia affermazioni di questo tipo senza veramente avere la coscienza di quello che dice, perché la verità è che tutti quanti ci vediamo un CDK molto molto smorto, molto molto agli estremi del progetto, molto non coinvolto quel progetto, e io sono molto titubante su questo, se posso dire la verità. Lo so che parliamo spesso del mercato, perché la verità è questa: c'è l'errore più grande quest'anno probabilmente nel mercato, i giocatori non stanno rendendo come dovrebbero, forse gli investimenti sono sbagliati. Però non posso non pensare che se sia questo messaggio sia arrivato addirittura dalla bocca di uno come Sarri, io comincio veramente a avere i miei dubbi su questa cosa. E la notizia del giorno è un'altra. Oggi voglio parlarvi di questo, del fatto che Boatman, se riguardate Boatman è il miglior difensore della Premier League come campione d'inverno, cioè il miglior difensore centrale della Premier League è stato nominato per questi mesi. Cioè, se poi penso che abbiamo speso 35 milioni per CDK, il quale Sarri dice queste parole, e abbiamo lasciato andare Boatman per più o meno la stessa cifra, allora non lo so. Allora non lo so, perché in questo momento io sono un po' perso, perché
È veramente una situazione che a me rende quasi furioso, vorrei dire la verità, mi rende furioso perché non si può pensare che abbiamo investito il nostro budget su questo giocatore che non renderà un tubo, almeno non posso vedere il futuro, ma per ora rende il tubo del nulla, confronto a uno che sta rendendo tantissimo in Premier League, che è il campionato più difficile d'Europa. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, ma io sono affranto. Sono molto affranto, sono affranto da Maldini e le sue scelte, sono affranto da... perché Sidiché ha portato avanti lui, Sidiché ha portato avanti lui perché Massara guarda alla Francia, Massara guarda alla Francia. Quindi questo giocatore qui si è voluto cercare lui, si è portato a casa lui. E per me se questo è il giocatore, Maldini deve pagare le conseguenze di quello che ha fatto perché 35 milioni per un giocatore del genere, quando abbiamo problemi di difesa così grandi, io vedo già, onestamente, rimpiazzare Calabria da Kalulu, vedo già Hernandez a sinistra e in centro Tomori e Butman. Quest'anno la differenza la facevamo loro, eh. Quest'anno la differenza la facevamo loro, invece noi siamo qui a lamentarci e a stare male. Questo è stare male e basta. Questo è il problema essenziale di quest'anno. Io sono, come ho detto, un po' affranto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Questo signore, sotto un abbraccio, sempre Forza Milan, sotto un bel like e un commento. Alla prossima. Ciao a tutti.